Buonasera e benvenuti al TG 2000. In apertura il maltempo degli ultimi giorni, 12 sono le vittime, mentre è ancora difficile calcolare i danni causati dalle piogge torrenziali e dalle mareggiate. Tra le regioni più colpite la Liguria, il Veneto e il Lazio, a Venezia poi ha allagato il millenario pavimento a mosaico della Basilica di San Marco. Il servizio di Beatrice Bossi. Il porto di Rapallo è sommerso dall'acqua, le imbarcazioni sono arrivate fin sulla strada. Tutto quello che si trovava al loro interno ancora vola per le raffiche di vento nell'aria della Liguria. Come uno tsunami in questo pezzo d'Italia che nelle ultime ore ha dovuto fronteggiare venti oltre i 100 km orari e onde alte fino a 7 metri. La strada provinciale che unisce Santa Margherita Ligure con Portofino è in queste condizioni. L'acqua ha divorato l'asfalto, una voragine adesso separa i due paesi e centinaia di persone sono isolate già da ore. Poco più su a Savona nel pomeriggio l'acqua ha innescato un cortocircuito al parcheggio del porto. Le auto hanno preso fuoco e adesso un cimitero di carcasse è lì a ricordare quale tragedia sia stata sfiorata. Come anche in Lombardia, qui siamo in provincia di Cremona. La piena del fiume ha fatto venire giù il ponte pedonale nel momento in cui fortunatamente nessuno vi camminava. Al Politecnico di Milano invece le infiltrazioni hanno fatto crollare il soffitto di un'aula mentre era in corso una lezione. Tanti danni anche a Venezia. Il livello dell'acqua questa notte arriverà a sfiorare il metro e mezzo e non ha risparmiato neanche la Basilica di San Marco. Il mare ha inondato il battistero e la Cappella Zen e da oltre 16 ore sono sott'acqua anche i mosaici millenari del pavimento di fronte all'altare della Madonna Nicopei. La Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre anche oggi si contano le vittime del maltempo. Una in Romagna, dove il corpo di un surfista è stato ritrovato sugli scogli all'altezza di Rimini, e due in Trentino, una donna rimasta sommersa dal fango dopo l'esondazione di un torrente a Dimaro e un pescatore ritrovato cadavere nel lago di Levico. Nel pomeriggio, nella provincia veneta di Belluno, poi, un altro uomo disperso è stato ritrovato morto. Situazione difficile anche nel Lazio, dove sono morte tre persone. Con Barbara Masulli siamo andati a Terracina, cittadina devastata dal vento impetuoso. Guardate qua, guardate quello che è successo dentro a questa casa. Una cosa da mettersi le mani nei capelli, al bagno. Quindi voi siete entrati in casa e avete trovato questo? Sì. Non eravate in casa, per fortuna? No. Per fortuna, perché lei, questo ci abita mia figlia, lei era in servizio e io stavo a casa mia di là. E la mia, vedete, è quella all'ultimo piano là, tutte le finestre rotte, tutti i vetri, per fortuna non mi ha rotto la veranda. È stato ridotto così, dalla tromba d'aria, questo, come altri appartamenti di Viale della Vittoria a Terracina. Nello stesso palazzo Raffaele ci mostra la situazione della terrazza. La mamma di Raffaele Mena si è salvata praticamente per miracolo. È partita la porta d'ingresso di taglio, proprio dove stavo seduta io, e tutti i mobili si sono ammucchiati, le finestre tutte rotte, le tapparelle. Il vento ha sradicato gli alberi, uno di questi pini ha ucciso Nunzio Cervoni mentre era in auto. Questa croce su questo pino segna il pericolo, la possibilità di caduta di rami dagli alberi. Molte attività commerciali sono state danneggiate. Tutta la parte esterna è crollata, tutta la tenda, la parte dietro, tutto crollato. Dentro fortunatamente non è successo niente, ma tutta la parte esterna è tutta distrutta. I 34 ospiti della casa di cura per anziani Curzio Salvini sono stati evacuati. Il direttore ci ha accompagnato all'interno della struttura. Al momento sono incalcolabili i danni subiti dalla cittadina. Questa bomba camminante ha calpestato nel suo passaggio il centro storico basso ed il centro storico alto, e quindi potete immaginarvi i danni alle strutture, al patrimonio archeologico monumentale mostruoso. Nel pomeriggio in provincia di Latina, ci spostiamo a Cisterna, ci sono stati i funerali di Desiree Mariottini, la sedicenne stuprata e trovata morta in un capannone nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Alla cerimonia erano presenti la madre, il padre e i nonni della giovane. Fuori e dentro la chiesa di San Valentino una folla commossa e incredula per questa storia terribile.
da parte del parroco, poi l'invito alle autorità a intervenire contro ogni forma di violenza e alle forze politiche a non strumentalizzare l'intera vicenda. Parliamo di politica perché la Commissione europea invia una nuova lettera al governo italiano per chiedere informazioni sulla riduzione del nostro debito pubblico considerato cruciale per l'eurozona, attesa poi per la manovra che domani sarà in Parlamento e non mancano le tensioni all'interno della maggioranza. Augusto Cantelmi ne ha parlato con l'editorialista di La Repubblica, Stefano Folli. Il debito pubblico italiano rimane una vulnerabilità cruciale, quanto si legge nella nuova lettera inviata dalla Commissione europea al Ministro dell'Economia Tria, in cui si chiede di fornire chiarimenti entro il 13 novembre sul debito che, dato le dimensioni, resta un problema per tutta l'area euro. La missiva di Bruxelles giunge nel giorno in cui l'Istat certifica la stagnazione dell'economia italiana dopo 3 anni di espansione, così dall'India il Presidente del Consiglio Conte. Europea l'avevamo previsto, ma proprio per questo abbiamo deciso di fare una manovra espansiva. Governo tuttavia che mai come in questi giorni mostra tutte le sue difficoltà, con Confindustria all'attacco sull'alta velocità Torino-Lione dopo la decisione del Consiglio Comunale di trasformare Torino in comune NOTAV. Critiche anche dalle opposizioni, a cominciare dal PD, e anche all'interno dell'esecutivo la Lega prende le distanze. Convivenza complicata all'interno del governo giallo-verde anche su altri temi. Un gruppo di 9 parlamentari pentastellati infatti si schiera contro il decreto sicurezza e immigrazione. Se poi i dati economici sono abbastanza negativi, come conferma l'Istat, quindi manca la crescita, beh, questo è un campanello d'allarme che sarebbe bene che fosse ascoltato nei palazzi romani, perché tutto il senso e la filosofia di questa manovra economica è legato alla possibilità di rilanciare la crescita. Se questo non avviene, il castello di carte rischia di cadere. Una insegnante di 55 anni è stata aggredita dai suoi studenti in un istituto superiore di Vimercate in Brianza. I ragazzi le hanno tirato addosso una sedia causandole una contusione alla spalla. Gli adolescenti hanno prima spento la luce e poi hanno lanciato la sedia addosso alla professoressa di storia e italiano. La donna è stata portata in codice verde all'ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di una 20 giorni. La docente, nel suo racconto, non è stata in grado di risalire al responsabile perché si trovava di spalle al momento del fatto. Andiamo adesso all'estero, a Mosul, in Iraq, da dove Massimiliano Cochi ci racconta le storie di quanti, con la loro vita quotidiana e piccoli atti eroici, hanno combattuto lo Stato Islamico. I protagonisti di questa sera sono 2 fratelli. Vediamo. Ci sono musulmani che hanno sfidato l'ISIS per salvare alcuni manoscritti cristiani e che, anche ora che l'ISIS è stato cacciato da Mosul, accettano di raccontare la loro storia, ma solo a volto coperto, perché, dicono, in città ci sono ancora cellule dormienti pronte alla vendetta. Tra le macerie di una delle chiese distrutte abbiamo trovato 4 manoscritti. Abbiamo capito che erano libri preziosi per i cristiani, ma anche per noi musulmani, perché in quei testi, che risalgono a 1400 anni fa, c'è anche la nostra storia, quella che lo Stato Islamico ha cercato in ogni modo di cancellare. Sapevamo di rischiare la vita, ma abbiamo deciso di salvarli portandoceli a casa. Era pericoloso e non lo abbiamo detto neanche alle nostre mogli. Quando Mosul viene liberata, i 2 fratelli non sanno cosa fare di quei manoscritti. Hanno paura ora che la polizia irachena li accusi di essere dei ladri. Allora contattano un amico cristiano e assieme decidono di consegnare quei libri ad un sacerdote della chiesa caldea. Questi libri sono libri della liturgia, secondo il rito siero antiocheno. Per esempio, questo manoscritto è dell'ufficio delle ore della settimana santa e Domenica di Palma, perché è molto importante. Invece l'altro del tempo dell'Epifania e dopo. Questi sono lezionari che portano le letture liturgiche delle domeniche, dei giorni feriali, forse secondo il rito della Chiesa siero-antiochiana.
Sheikh Mohammed Shit è un giovane imam che predica nella moschea di Al-Mazaf, nella zona orientale di Mosul, e racconta che l'ISIS aveva ridotto al silenzio gli imam moderati e inculcato, soprattutto nei giovani, un'idea di Islam violenta e fuori dal tempo. Ora, spiega, cerchiamo di rileggere il testo sacro assieme ai ragazzi, dandone una interpretazione più moderna e aperta al dialogo. Io in questi anni ho protetto dei libri, ma tra i musulmani di Mosul c'è anche chi ha protetto case o negozi dei cristiani, c'è chi ha tenuto nascoste delle persone che l'ISIS ricercava, e io voglio che si sappia che a Mosul è successo anche questo. Cinque suore delle missionarie di Marta e Maria sono state rapite giovedì scorso nel sud-est della Nigeria. Alcuni uomini armati hanno intercettato il veicolo sul quale le religiose stavano viaggiando, hanno sparato alcuni colpi d'arma da fuoco per fermare la vettura e poi le hanno portate via. Maurizio Dischino. Cinque suore della congregazione delle missionarie di Marta e Maria sono state sequestrate in Nigeria, nello stato del Delta. La notizia è arrivata oggi in Italia, ma il fatto risale al pomeriggio di giovedì scorso, 25 ottobre. Le religiose stavano rientrando da un funerale quando alle 4:30 del pomeriggio, nei pressi di Agbor, diocesi di Sele Uku, sono state assaltate da un gruppo di criminali. Nell'attacco i banditi hanno sparato per fermare le auto sulle quali viaggiavano le suore. Due religiose sono state ferite alle gambe, altre cinque sono state portate via dai malviventi. Il commissariato di polizia dello Stato del Delta ha confermato che sono cinque le suore sequestrate, tutte di nazionalità nigeriana. Nell'area sono stati sequestrati e rilasciati cinque sacerdoti. Don Andrew Anna, parroco del Sacro Cuore ad Obonkpa, è stato sequestrato due volte, nel 2017 e il 5 giugno scorso. Inoltre, sempre nel sud del paese, altre sei suore del Sacro Cuore Eucaristico di Gesù sono state rapite il 13 novembre 2017 e rilasciate all'inizio di quest'anno dopo 53 giorni di prigionia. Negli ultimi anni in Nigeria, soprattutto nel sud, sono stati sequestrati sacerdoti e suore a scopo di estorsione. La regione meridionale, quella del delta del fiume Niger, tra l'altro, è gravida di petrolio sfruttato da multinazionali straniere. Inoltre l'area soffre per il conseguente inquinamento ambientale e per il continuo impoverimento della popolazione locale. L'esasperazione ha scatenato la formazione di gruppi di guerriglieri che seminano terrore, sequestrano stranieri e addirittura rivendicano l'indipendenza dell'area petrolifera del delta del Niger. Ci spostiamo adesso in Vaticano, dove dall'esperienza di santità del giovane beato Carlo Acutis nasce un docufilm sui miracoli eucaristici. Paolo Fucili lo ha visto in anteprima. I dettagli magari oggi non sono più coloriti come una volta, tipo asini genuflessi e ostia in padella che anziché friggere emanano sangue, ma i miracoli eucaristici avvengono ancora, racconta Segni, con anteprima oggi in Vaticano, ispirato al venerabile Carlo Acutis. Lui fece la comunione a 7 anni e da allora non ha mai mancato l'appuntamento quotidiano con la Santa Messa, un pochino di adorazione eucaristica prima o dopo. Presto, si spera, la Chiesa potrebbe proclamare beato questo ragazzino morto a soli 15 anni nel 2006 dopo aver ideato una mostra sui miracoli eucaristici che ha fatto da allora il giro del mondo. Dalla mostra al documentario il passo è breve, a partire da Lanciano, città del più antico miracolo eucaristico italiano, fino a Buenos Aires quando Bergoglio era vescovo della città, poi Tixla, Messico nel 2006 e in Polonia, Sokolka nel 2008 e Legnica 2013. Tutti miracoli accomunati, dice la scienza, dalla comparsa in particole consacrate di tessuti muscolari miocardici, cioè del cuore. È interessante anche il gruppo sanguigno che si può ritrovare in questi tessuti, che è sempre lo stesso, ed è lo stesso gruppo che si ritrova nei teli della passione più accreditati. Mi riferisco ovviamente alla sindrome di Torino. Un dialogo insomma tra devozione e scienza che non lascia indifferente né il credente né l'ateo. Che scoprire che comunque, che a distanza di anni, dei globuli bianchi che solitamente scompaiono dopo pochi secondi da un corpo morente ancora sono in vita, sicuramente anche il più scettico, no? Avrà delle domande da porsi. È tutto, il giornale termina qui, adesso è il momento di TGTG con Donatello Vaccarelli per raccontarvi della giornata politica, ma non solo. Buona visione.